Amici di Safe Drive, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la vostra guida ai motori. Anche questa settimana abbiamo selezionato per voi un sacco di novità e un palinsesto davvero ricco, per cui state attenti perché anche nei motori c'è il fattore X. Noi abbiamo un fattore X e la puntata di oggi sarà all'insegna della lettera X. Infatti X è come Mercedes classe X, il re dei pick-up, e X-Trail, l'auto di Nissan con cui Nissan ha aperto la strada ai crossover, e abbiamo provato proprio per voi naturalmente l'ultima versione. Ci lasciamo ora solo per un brevissimo stacco pubblicitario e poi la regia darà il via a questa nuova puntata di Safe Drive con il primo servizio. Non solo SUV o crossover, c'è un'altra tipologia di vetture che sta eccitando il mercato con picchi vertiginosi. Si tratta dei pick-up. Lo scorso anno in Italia si è registrato un più 121% e anche nel 2017 la tendenza è confermata. Guarda caso, con perfetto tempismo, Mercedes toglie i veli al suo primo vero pick-up. Anche se nel passato qualcosa si è visto, alcuni progetti simpatici, altri indimenticabili, come la Papamobile. Ma oggi è un'altra storia. Mercedes ha progettato un mezzo degno della stella. Ricorda un po' il concetto di qualche personaggio mitologico, come il Minotauro, per esempio. Qui siamo in presenza di qualcosa a metà berlina, di alto rango naturalmente, e metà, quella dietro, dedita al lavoro duro e pesante. Terra di confine, lo hanno definito in maniera decisamente più elegante gli uomini della comunicazione Mercedes. Il design delle vetture, la funzionalità dei van. Nella realtà, questi due volti della nuova classe X sono molto più enfatizzati. All'interno della doppia cabina ci si sente a bordo di una berlina di categoria superiore nel pieno stile del marchio. E non è solo una questione estetica. I contenuti ci sono tutti. Ogni genere di comfort e sicurezza ai quali siamo abituati, fino ad arrivare alla Mi Connect, che permette di essere sempre collegati al proprio veicolo tramite smartphone. Il lato maschio, invece, prevede la trazione integrale inseribile 4MATIC con rapporto di riduzione low range e bloccaggio del differenziale sull'asse posteriore. È in grado di affrontare qualsiasi tipo di terreno, per non parlare della forza delle braccia, 1,1 tonnellata di capacità di carico, 3,5 tonnellate di traino e il vantaggio di 202 mm di altezza da terra. Classe X è una macchina assolutamente, diciamo, eterogenea, versatile. Ha due anime, l'anima del van, esce con tre versioni, la versione Pure che è quella di attacco, poi abbiamo la Progressive e la Power. Per quanto riguarda le motorizzazioni, sono, diciamo, il 2300 centimetri cubici, quindi c'è la versione da 220, 4MATIC, fino ad arrivare alla versione 250, anch'essa 4MATIC. Possiamo definire nuova classe X il primo mid-size pick-up davvero lifestyle. Peccato che per godere appieno della sua doppia espressione, lavoro-famiglia, dovremo vivere all'estero. In Italia una legislazione miope e anacronistica prevede la sola omologazione N1, ovvero come mezzo per attività lavorativa. Chissà che la presenza sul mercato di nuova classe X non metta ancor più in evidenza la necessità di far cessare questa nostrana assurdità ed adeguarci al resto d'Europa. Dimenticavamo il prezzo. In Italia il listino parte da 30.310 euro, IVA esclusa. È prestante, spaziosa, tecnologica, capace di affrontare un fuoristrada audace con a bordo tutta la famiglia. Si chiama Nissan X-Trail ed è la sorella maggiore del più famoso Qashqai. Girandole intorno si apprezza il lavoro degli stilisti, che hanno studiato un design semplice ma elegante ed efficace. Una rapida occhiata al bagagliaio è sufficiente per promuoverlo. La capienza in configurazione 5 posti può variare da 565 a 1996 litri e la prima chicca consta nel divano posteriore scorrevole. Anche la presa di contatto con gli interni è positiva. La pelle che integra il tessuto nel rivestimento dei sedili è di buona qualità e la plancia è costruita con materiali di prima scelta.
Un display verticale al centro del cruscotto fornisce info sul mancato allacciamento delle cinture o l'imperfetta chiusura di una delle porte. Ed ecco una seconda chicca. Una telecamera legge i segnali stradali e li riporta sul display. Così i limiti di velocità, anche quelli più strampalati fatti apposta per fare cassa, sono sempre sott'occhio. I sedili, decisamente comodi, sono ispirati alla gravità zero, con cuscini che si adattano alle forme in risposta ai punti di pressione di ciascun passeggero. Una volta premuto il bottone d'accensione del motore e inserita la retromarcia della trasmissione automatica, ecco un'altra chicca. Sul display al centro della plancia si vede con chiarezza cosa c'è davanti, dietro, a destra e a sinistra della vettura. E se la vista non basta, trillano i sensori di prossimità. Nel frattempo, la nostra per un giorno X-Trail ha imboccato una statale e dimostra di saper farsi rispettare. Il cambio automatico a variazione continua, il cosiddetto CVT, rende il viaggio facile e confortevole, con qualche inevitabile fruscio aerodinamico e il rumore del rotolamento delle gomme a farci compagnia. È lunga 469 cm, larga 182 e alta 171 e pesa 1625 kg, ma i consumi del diesel 2000 da 177 sono morigerati. Nel misto, con il piede leggero, si possono toccare i 15 con un litro di gasolio. L'altezza da terra è di 21 cm, due più della Qashqai. Sono preziosi per superare pietre e sentieri a dorso di mulo e anche qualche ragionevole guado si può affrontare con serenità. I freni sono pastosi e modulabili e se si ha un attimo di distrazione, ecco entrare in scena il sistema di copertura degli angoli ciechi Safety Shield Plus, che allerta anche dell'eventuale presenza di oggetti o persone in movimento nelle vicinanze dell'auto. Insomma, X-Trail è una vettura ben fatta, che se la cava bene dappertutto. Abbiate coraggio e pensatela capace di portare con disinvoltura anche l'arancione della vettura della nostra prova. Il listino per la 2000 4x4 parte da 33.800 euro. Attenzione perché abbiamo un'altra sorpresa, abbiamo portato in studio un mezzo appartenente ad un segmento del panorama automobilistico che merita ed ottiene sempre più attenzione ed interesse. Vediamo insieme di che cosa si tratta, sentiamo. Buonasera cari telespettatori, per l'approfondimento di oggi abbiamo scelto un salotto speciale e innovativo e vado subito quindi a presentarvi il nostro ospite in studio che vi racconterà dove siamo. Do quindi il benvenuto a Francesco Fontanagiusti, direttore della comunicazione di Renault Italia. Ciao Francesco, dicevo, un salotto innovativo, quello in cui siamo seduti oggi, non siamo negli studi di Safe Drive, o meglio siamo all'interno degli studi ma anche all'interno di Renault Trafic. Sì, intanto buonasera a tutti, siamo nel salotto Renault, hai detto bene. Entriamo nell'alto di gamma del trasporto persone, che è un segmento che è molto in crescita, penso un più 100% rispetto all'anno precedente. È un segmento decisamente molto premium, sedili in pelle, abbiamo le prese USB, abbiamo la presa a 220 volt per ricaricare il computer, sul quale poi vedete un'immagine del Space Class dall'esterno. Dunque penso sia interessante questo approccio di non mostrare solo l'esterno ma questo salotto all'interno, e decisamente un salotto di prima classe. Un salotto perché, allora, inizialmente magari Renault Trafic, per chi insomma pensa a Renault Trafic, pensa solo ed esclusivamente ad un veicolo da lavoro. In realtà è un veicolo versatile, adatto magari alla clientela business, per chi magari durante un viaggio deve fare anche una riunione di lavoro o magari anche comunque per una famiglia, giusto? Sì, qui abbiamo la versione Signature, che è la versione ufficio mobile, che come vedete c'è il tavolino, come dicevo, presa USB, ci sono le luci di cortesia, si può lavorare, qui ho il computer, non lo sto ricaricando perché ho abbastanza batteria, ma vedete che possiamo anche collegare il telefonino alla presa USB, questo è molto molto pratico, soprattutto per te ed io che siamo così social, e per cui sì, la versione business, diciamo la versione più ufficio mobile, si chiama Signature, e c'è sicuramente una versione un po' più per il pubblico, per i privati, diciamo, che prima acquistavano un monovolume, che forse passano a un veicolo di questo tipo, e grande sorpresa, a metà del 2018 arriverà una versione che si chiama Escapade,
che appunto permette di abbassare i sedili per avere un letto lungo 1,95 m, dunque veramente un mezzo decisamente molto originale sia per la clientela business, che sarà quella più importante, ma anche per il privato. E dicevamo comunque, quali sono le caratteristiche di questo allestimento che abbiamo qui oggi, Space Class? Parliamo un po' anche delle configurazioni, dicevamo un veicolo versatile con grande modularità. È un veicolo decisamente versatile, possiamo passare dai 2 agli 8 posti, in questo caso la Signature, che è l'ufficio mobile, sono 7 posti. Dunque ci si può veramente sbizzarrire dall'ufficio mobile fino alla stanza d'hotel dove puoi passare un weekend romantico in mezzo alle montagne. Questo mezzo è soprattutto dedicato agli hotel di lusso, all'NCC per chi fa trasporto di clientela business, ai club sportivi di livello e via dicendo. Dunque, entriamo veramente in un segmento premium a tutti gli effetti. Peraltro è stato anche utilizzato al Festival di Cannes come, insomma, veicolo per trasportare le star e cinematografiche, è stato molto apprezzato, immagino. Molto, molto. E poi abbiamo preso questo challenge di prendere un Trafic trasformato in un mezzo di lusso per trasformare appunto i VIP al tappeto rosso, erano 20, e siamo rimasti sorpresi dall'entusiasmo delle star, che sono chiaramente abituate a un certo lusso, sono uscite estremamente soddisfatte da questo mezzo, che è estremamente confortevole, spazioso, la pelle di altissimo livello, e c'è veramente la possibilità di vivere un'esperienza quasi ovattata, diciamo. Ecco, lo spazio e il comfort, come dicevi tu, sono innegabili, ma come si sta alla guida di Trafic Space Class? Anche per chi guida c'è modo di divertirsi, perché abbiamo un motore di successo, un 1.6 DCI, dunque diesel, sia da 125 che da 145 cavalli, sempre twin turbo, dunque abbiamo l'ultima tecnologia diesel, ed è l'espressione del downsizing, no? Motori più piccoli ma estremamente performanti con bassi consumi di emissioni. E dal punto di vista invece dei sistemi di sicurezza, Trafic prende comunque tutti o parte degli allestimenti anche del parco invece delle vetture? Per noi la sicurezza è fondamentale, per la clientela business che trasportiamo, in questo caso abbiamo i 4 airbag, abbiamo l'extended grip appunto per le situazioni di strada un po' più difficili, abbiamo l'Hill Start Assist, dunque è una vettura sicura a tutti gli effetti. Quindi anche grande possibilità dal punto di vista dell'infotainment, dell'entertainment per poter collegare i propri dispositivi, a parte ovviamente per la ricarica. Questa anche è una vettura Renault a tutti gli effetti, dunque questo design di Lorenz van den Acker che si ritrova all'esterno è il discorso dell'Easy Life, dunque questa tecnologia al servizio del cliente. In questo caso chi guida c'ha il controllo della vettura attraverso il sistema R-Link che lo collega al telefonino. C'è anche l'applicazione Android, abbiamo il clima automatico, abbiamo il sistema di il cruise control, dunque abbiamo tantissimi elementi che rendono la guida divertente ma anche molto, molto sicura e molto tecnologica. Ecco, è disponibile in più lunghezze il Trafic, ce ne vuoi magari fare? Sono 2 le lunghezze disponibili, abbiamo il 5 metri, in questo caso questo è il 5,4 metri. Veramente tanto spazio a bordo, tanta abitabilità, e chi lo utilizza per modo privato ha anche un grande bagagliaio dietro per metterci tutte le valigie per partire per un weekend e anche più di un weekend. Certo, e andiamo un pochino anche sul concreto, come si posiziona a livello di prezzi? I prezzi sono decisamente interessanti perché partiamo da sotto i 40.000, 39.900 se non mi sbaglio, per arrivare leggermente a prezzi leggermente più superiori con il 145 cavalli, giustamente, però nella versione base siamo sotto i 40.000. Però comunque siamo pur sempre in un salotto, quindi... Siamo in un salotto decisamente business, e questo è veramente un ufficio mobile, un business lounge a tutti gli effetti, e per chi sta spesso nel traffico è utile avere uno spazio di questo tipo per poter lavorare in tutta tranquillità. Bene Francesco, io ti ringrazio, sono stata contenta di aver fatto un'intervista innovativa, anzi grazie per avercela proposta, per averci proposto di parlare proprio di Trafic Space Class. L'appuntamento è a breve perché ci sono tante novità, o sbaglio, nel mondo Renault? Tantissime, e devo dire che su Renault abbiamo un po' chiuso le novità
e abbiamo oggi la gamma più nuova sul mercato. Abbiamo introdotto il Colos poco tempo fa, questo Space Class. La grande novità è su Dacia, perché arriva entro brevissimo il nuovo Duster, che è l'icona ed è un'icona nella storia dell'automobile. E ne vedremo delle belle. Poi c'è tutto il discorso del motorsport, ci sono tante tante novità che arriveranno nel 2018. Beh, noi ti aspettiamo con Duster, ok? Sempre a disposizione, e cercheremo di fare un'intervista originale come questa. Volentieri, sono d'accordo. Grazie allora. Grazie a voi e buonasera. Buona serata anche da parte mia e grazie per averci seguito. Carissimi amici di Safe Drive, ben ritrovati. Torna come di consueto ogni mese l'appuntamento con Tester per un giorno e con la proclamazione del vincitore. Protagonista questo mese la sportività di Ford Focus RS, una vettura davvero che ha grande potenzialità e tanto divertimento alla guida. Come sempre tre i finalisti che abbiamo selezionato e che vado subito ad elencarvi. Sul podio sono saliti Christian Luvarà, libero professionista di Milano dell'età di 40 anni, Sergio Viennesi, pasticcere di Teramo, e invece lui ha soli 25 anni, quindi tanta adrenalina, sicuramente non potrà che essere contento se dovesse vincere lui. E poi anche una quota rosa, Francesca Lamantia, chissà se lei è insomma una parente del famoso chef, 36 anni, agente di commercio. E allora rullo di tamburi, sempre molto difficile scegliere chi di voi dovrà aggiudicarsi questo test drive. Questa volta abbiamo scelto Christian Luvarà di Milano. Allora Christian, a breve ci metteremo in contatto con te per organizzare la tua prova, e quindi complimenti da parte nostra e dell'ufficio stampa Ford. Se la prima parte della puntata di Safe Drive è stata all'insegna della lettera X, la seconda parte della puntata sarà all'insegna della lettera S, come sportività. Parleremo della nuova Subaru Impreza, una vera icona che mantiene la sua carica sportiva nonostante la profonda evoluzione che ha subito, e a seguire invece andremo a parlare di Honda Civic nella declinazione assolutamente adrenalinica Type R. Ma prima lasciamo spazio alla nostra redazione e alle news che ha raccolto per voi. Ritornare nel mondo delle auto di lusso non è una passeggiata. Lo sa bene Alfa Romeo, che dopo il lancio di Alfa 4C, Giulia e Stelvio, sta ridando splendore al suo blasone con tre modelli di grandi prestazioni che vantano handling a livello della storica fama, sterzo preciso, frenata sicura, stile elegante, classica espressione del Made in Italy. Per riportare l'attenzione degli automobilisti più abbienti sulle nuove auto premium, la casa del Biscione ha scelto anche i circoli golfistici più importanti d'Europa. Il golf è uno sport in forte espansione, uno sport esclusivo, e noi pensiamo che i nostri prodotti possono essere di interesse a coloro che praticano questo sport, per il quale ci vuole anche tanta passione. Sono tutti ingredienti che fanno parte del DNA di Alfa Romeo, e quindi abbiamo pensato di lanciare questa gara, questo torneo internazionale, 70 tappe in tutta Europa, di cui 9 qui in Italia, con la finalissima che si terrà in primavera a Milano, con una bella esperienza che i nostri ospiti potranno vivere presso il nostro museo storico di Arese, ovviamente provando i nostri prodotti e vivere una giornata Rosso Alfa. Insomma, un Golf Challenge europeo in 30 tappe nei circoli internazionali più rinomati, alle quali i fan di Alfa Romeo potranno iscriversi al sito internet per partecipare. Il premio finale saranno 2 giorni di golf all'interno di uno dei più importanti campi d'Italia, quello di Milano, una vera sessione di guida sportiva sulla pista di Balocco e la partecipazione alla cena di gala al Museo Storico di Arese, da poco riportato agli antichi splendori. Subaru presenta la nuova Impreza, un modello che si distacca dalla storia che rievoca questo nome legato alla tradizione sportiva rallistica. Punto fermo resta comunque la filosofia costruttiva, mirata alla più alta affidabilità e sicurezza. Obiettivo raggiunto con un punteggio record grazie anche all'importante investimento fatto dalla casa giapponese per progettare e costruire questo nuovo modello. Il segreto sta nella nuova Subaru Global Platform,
che garantisce maggiore rigidità torsionale e più elevata resistenza, un rollio migliorato, uno sterzo più sensibile, tutto ottenuto tagliando il peso totale della vettura. Debuttano anche i sistemi di guida assistita che aumentano il comfort e la sicurezza. Il più importante è sicuramente il Pre-Collision Braking System, che avverte con un cicalino e una spia sul cruscotto della presenza di un ostacolo. E se il guidatore non reagisce a questi segnali, la vettura arresta autonomamente la sua corsa. Ora è più lunga, arriva a 4,46 m di lunghezza, è larga 1,77 m e alta 1,48 m, mentre il baule ha una capacità di 380 litri. Per la carrozzeria si è puntato a un design che vuole trasmettere eleganza e dinamismo, strategia trasferita anche nell'abitacolo, nel quale la sobria eleganza è valorizzata con materiali pregiati e tecnologie innovative. Al centro della plancia, il display touchscreen da 8 pollici permette di essere sempre collegati e aggiornati, senza sacrificare la sicurezza. Sotto il cofano si trova un sofisticato motore a 4 cilindri contrapposti benzina da 1,6 litri, che sviluppa una potenza di 114 cavalli a 6.200 giri e 150 Nm di coppia massima a 3.600 giri. In alternativa un 2 litri, sempre boxer, da 156 cavalli. Come da tradizione Subaru, nuova Impreza è a trazione integrale e il cambio è un automatico a variazione continua Linear Tronic. Più avanti arriveranno le versioni diesel e hybrid. Il prezzo parte da 19.990 euro per la versione Pure, l'allestimento entry level, meno dotato dal punto di vista degli optional, ma non della sicurezza. Infatti, il cambio automatico, la trazione 4x4 e i dispositivi di aiuto alla guida sono di serie. Raramente una casa sostituisce dopo soli 2 anni un modello per svelare al mercato quello nuovo. Honda l'ha fatto con Civic Type R. Una sport car rivoltata come un calzino, dal motore al telaio, comprese nuove sospensioni e geometria di sterzo. Cambia anche la stazza della vettura, cresciuta in lunghezza, 4,55 m, e larghezza, ma non in altezza, perché Honda ha lavorato per abbassare il baricentro dell'auto e darle un aspetto da vera sportiva. Il look fortemente aggressivo è accompagnato dalle prestazioni. Il 2 litri VTEC turbo benzina della casa giapponese da 320 cavalli scatta da 0 a 100 in 5 secondi e 7, grazie ai 400 Nm di coppia e una velocità massima di 272 km orari. E se anche per voi, gentili telespettatori, il circuito del Nürburgring è un punto di riferimento preciso, sappiate che Civic Type R, nel tempio della velocità, ha fatto un tempone, 7 minuti e 43 secondi, abbassando di 7 secondi il record registrato dal modello precedente, che la rende di fatto la vettura a trazione anteriore più veloce. Safe Drive l'ha provata sul circuito di Vallelunga. È un'auto facile da capire, molto veloce e grintosa, ma anche generosa nell'elettronica, pronta a intervenire quando si esagera. Ma Honda non ha pensato solo alla pista, ma anche a chi la userà sul percorso casa-ufficio e ha introdotto una nuova modalità comfort per la guida in città. Così la risposta del motore ha un'erogazione più dolce, lo sterzo è meno sensibile e le sospensioni offrono una maggiore capacità di stirare le grinze dell'asfalto. Il cambio meccanico è sicuramente un pregio di questa vettura, molto preciso e veloce grazie all'elettronica che interviene alzando il numero dei giri e facendo scorrere la marcia con più facilità, strizzando l'occhio a chi un tempo utilizzava la doppietta. Civic Type R costa da 38.700 euro, un prezzo che la rende sicuramente competitiva nel mondo degli appassionati di vetture con grandi prestazioni. In studio oggi abbiamo portato fisicamente un'importante novità di casa Kia. Parliamo di Stonic, la nuova SUV compatta dalle armi molto affilate. Esattamente Lisa, come dici tu, armi davvero molto affilate per questa Kia Stonic, ma un po' tutta la gamma, le armi affilate di Kia, perché è recentemente completamente rinnovata.
ora si affaccia anche nel mondo delle B-SUV, molto affollato, e qui insomma le armi bisogna che siano affilate, anche perché è affollata, la concorrenza è tanta. L'ospite con me in studio quest'oggi naturalmente è Giuseppe Bitti, amministratore delegato di Kia Motors Italia. Grazie Giuseppe di essere tornato nei nostri studi. Grazie a voi. Dicevo, un segmento molto affollato, poi entreremo nel merito, parleremo a fondo di questa vettura. Ti volevo chiedere in generale, questo progetto a che cosa punta appunto per vincere la concorrenza? Al prezzo, alla semplicità di utilizzo, al design, a che cosa? Beh, io direi che è un po' il mix di tutto questo. Indubbiamente il segmento B-SUV è uno dei segmenti in maggiore crescita, che dimostra maggiore vitalità nel mercato non solo italiano ma europeo in generale in tutto il mondo. Quindi il fatto di arrivare in questo momento con un B-SUV che ha un po' quelle che sono le caratteristiche, sono un po' trasversali a quelli che sono gli ultimi modelli della gamma Kia, quindi design, tecnologia e qualità, credo che siano i tre componenti fondamentali. Comincerei a parlare magari in maniera un po' più approfondita del design di questa vettura, che mi sembra richiami molto ormai quello che si dice essere il family feeling della marca. Comunque avete trovato una forma che vi convince. Beh, direi assolutamente, perché da qualche anno ormai esiste un denominatore comune che caratterizza tutti i modelli della gamma Kia, indipendentemente dal segmento. Un po' il concetto sviluppato nel frontale, il famoso Tiger Nose, che è questa forma di griglia, della griglia radiatore che ricorda un po' il simbolo dell'infinito, no? E qui è un'evoluzione, potremmo chiamare il Tiger Nose 2.0. Perché? Perché la griglia radiatore qui addirittura sviluppa il tema fondamentale con un'impressione 3D. Quasi, no? Quindi l'impressione che si ha è di vedere una griglia tridimensionale molto moderna che caratterizza molto il frontale della vettura. Poi ci sono i gruppi ottici anteriori che sono estremamente profilati e integrati all'interno di quello che è la vista complessiva della vettura, e poi sul cofano è stata fatta la scelta di fare una doppia serie di nervature, quindi sono quattro, che danno un aspetto ancora più sportivo e aggressivo al frontale della vettura. E poi devo dire l'altro elemento che caratterizza la Stoniq rispetto alle altre è sulla vista laterale, perché sulla vista laterale il montante posteriore, il C-pillar come si dice per gli addetti ai lavori, è quello che si raccorda con la linea del tetto e quindi dà una vista della vettura che è assolutamente unica e che la rende diversa dalle altre, quindi aumenta quello che è l'elemento, diciamo, di distinguibilità e di personalità, che è quello che poi questo tipo di cliente cerca. Veniamo adesso a un aspetto che ultimamente, ma non ultimamente, da qualche anno è fondamentale nelle vetture, ovvero l'elettronica, i sistemi di assistenza alla guida, i sistemi che rendono l'auto più sicura. Ecco, ormai gli occhi sono puntati anche su questo aspetto nelle vetture. Che cosa propone Stoniq sotto questo profilo? Beh, Stoniq è in grado di proporre quelli che sono un po' gli elementi che costituiscono il pacchetto DriveWise, no? Di Kia, che è un po', diciamo, quello che è il primo passo verso quello che sarà poi in futuro, se mai ci sarà, la guida autonoma. Ma sostanzialmente, per quella che è la situazione attuale, la Stoniq è in grado di offrire quattro dispositivi sostanzialmente che aumentano notevolmente il livello di sicurezza attiva della vettura, partendo da quella che è una telecamera che è posta sull'anteriore della vettura all'altezza dello specchietto. Ci sono quattro dispositivi che vengono appunto pilotati da questa telecamera e che sostanzialmente consentono: il primo, che è il sistema di supporto alla frenata, quindi il sistema autonomo di frenata, quindi in caso di riconoscimento di un ostacolo, sia un pedone o sia un ostacolo fermo, un altro automezzo, avvisa prima il conducente, poi in caso di mancanza di reazione da parte del conducente interviene direttamente sulla frenata, e questo diciamo che è quello assolutamente più importante da un punto di vista della sicurezza. Ma poi anche il sistema che avvisa quando il guidatore supera la linea di mezzeria, per esempio, richiama l'attenzione del guidatore, quindi perché ritorni in carreggiata praticamente, e quest'altro. Poi c'è un sistema che automaticamente, in caso di incrocio con altri veicoli, regola direttamente la profondità dei fanali, e quindi diciamo questi sono dispositivi che aiutano notevolmente e contribuiscono alla sicurezza del veicolo, per intendersi. E poi c'è un altro aspetto che guardano soprattutto i giovani, che è legato all'infotainment, al dialogo con i nostri smartphone e via dicendo.
Beh, questo è un asset fondamentale perché per la prima volta noi forniamo di serie su tutta la gamma, quindi a partire anche dal modello di ingresso, c'è un sistema di infotainment con un display da 7 pollici floating, quindi fatto in rilievo, a sbalzo, nella parte centrale della plancia, che sostanzialmente consente, grazie alla funzione mirroring, di connettersi con il proprio smartphone, sia esso Apple oppure sia Android, e quindi sostanzialmente di avere l'interconnettività della vettura e quindi essere totalmente connessi. Poi ci sono degli step successivi a seconda delle versioni, dove c'è il sistema di navigazione integrato classico di Kia col 7 anni di aggiornamento di geomappi compreso, ma diciamo che anche dalla versione base c'è l'interconnettività è garantita. Parliamo un pochino di motorizzazioni, visto che l'automobile fino a prova contraria è ancora legata ad il motore, se ne parla sempre di meno. Quali sono le motorizzazioni che offrite, le versioni, se ci saranno magari anche in futuro dopo il lancio? Sì, allora diciamo che le motorizzazioni sono tre più una, mi spiego. Abbiamo due motorizzazioni benzina, quindi abbiamo un 1.4 tradizionale 4 cilindri MPI, che è la motorizzazione d'ingresso con 100 cavalli, poi abbiamo una versione più sofisticata, sempre benzina, che è un motore turbo 3 cilindri 1.000 di cilindrata con 120 cavalli, sempre benzina, e poi la domanda del diesel c'è ancora, nonostante quelli che sono gli scenari futuri di mercato che vedono un calo drastico della domanda, comunque c'è un 1.6 con 110 cavalli che appunto completa la gamma. Poi abbiamo pensato anche ai neopatentati e quindi per i neopatentati esiste una versione, diciamo, 1200, sempre 4 cilindri benzina con 84 cavalli, che può essere guidata anche nel primo anno di patente. E poi tra qualche mese, credo all'inizio del prossimo anno, come consuetudine in casa Kia, sulla motorizzazione 1400 benzina MPI forniremo anche la versione GPL, di cui comunque la domanda in Italia è in crescita, quindi come tradizione Kia offriremo a breve anche questa motorizzazione. Senti, io avevo letto, preparandomi anche un po' per questa intervista, per questo incontro, che Kia con Stonic aveva puntato ad una vettura accessibile. Evidentemente, da quello che mi dici, dai contenuti che mi raccontate, probabilmente si riferivano soltanto al prezzo, perché per il resto è un'auto davvero molto completa e che offre davvero tanto. E quindi entriamo in questo discorso, che è importante, anche per vincere la concorrenza il prezzo ci vuole come altro. Sì, ci vuole il prezzo e ci vuole anche una gamma varia, nel senso che noi abbiamo pensato, al di là di quelle che sono le motorizzazioni diverse di cui abbiamo parlato, però abbiamo deciso di declinare la gamma Italia su tre livelli di equipaggiamento. Di listino la Stonic con la motorizzazione 1400 benzina parte da 16.250 euro per arrivare a 21.250 per la versione più accessoriata Energy. Noi non vediamo l'ora di avere Stonic protagonista in uno dei nostri test settimanali. Io ringrazio Giuseppe Bitti, amministratore delegato di Kia Motors Italia. Grazie, grazie a voi. E naturalmente restituisco la linea ad Elisa per il proseguo di Safe Drive. Ciao, alla prossima. Amici, si conclude così anche la puntata 471 di Safe Drive. Però io ve lo ripeto sempre, come al solito potete rimanere in contatto con noi, dovete farlo attraverso ad esempio il nostro sito internet www.safe-drive.it oppure i nostri social Facebook e Twitter. Non è finita qui, sapete benissimo che chi volesse rivedere le nostre puntate ha a disposizione un canale di YouTube che è Safe Drive Channel e poi c'è l'indirizzo della nostra redazione info@safe-drive.it. Che dire, grazie a tutti per averci seguito, l'appuntamento è sempre qui tra 7 giorni. Ciao!